e faccio quella che si chiama l'ipadision, che è un tempo previsto su tutti i libri, può avere un certo significato. Corro un rischio perché ho un'anomalia molto severa. Non so se mi sono spiegato. Costo-beneficio. Allora non siamo contrari ad operare due mesi, ma nelle condizioni dove è necessario operare due mesi. Sto parlando della lipadision della bilaterale con la premaxilla in fuori. Sì, lo so, ma io le ho fatto un altro esempio. Per dire, se lì, in quella necessità dove la premaxilla è così, due mesi, la lipadision è un protocollo accettato in modo internazionale. Perché io dico, sì, c'è un rischio, però come faccio a controllare questa abnorme crescita della premaxilla? Non ho altri strumenti, non c'è un'ortodonzia che mi può riportare. Allora, pensare di chiudere in modo provvisorio quel labbro per permettere che la premaxilla non cresca, costo-beneficio, rischio. Mi comprende? Ma nel palato non c'è questa motivazione. Mi segue? Quali i rischi di parlare? No, stiamo parlando di due mesi, non sei mesi. Sì, nessuno. A sei mesi va bene. Se il bambino è in buona salute, sei mesi, nove mesi va bene. Stiamo parlando di due mesi. Le dico, è la domanda che ho fatto io da studente in chirurgia plastica al mio professore, al tuo professore, perché il labbro lo facciamo all'anno, e questa è un'età della scuola bolognese che è stravolta oggi, perché qual è l'altro dogma che vi racconto, se avete ancora un secondo e avete voglia di ascoltare? Il mio professore diceva non si deve toccare il naso. Professore, perché? Non si deve toccare il naso. E dicevo, ma scusi, ma io sono andato negli Stati Uniti, sono andato in Europa, ho visto che è uscito un articolo dove toccano il naso e rifanno la... Guarda com'è bello questo naso, rimane... Perché mio professore ha delle labbra bellissime. Poi il naso è tutto storto. Allora gli dicevo, scusi, ma perché non facciamo questo? Non si deve toccare. Aufrich, che infatti ho detto, non ho abbastanza tedesco che è un americano, ha ordinato di non operare il naso, perché aveva avuto dei risultati molto brutti. E tutti quelli di quella scuola che avevano ricevuto l'ordine dal professor Aufrich, come il mio, hanno detto non si deve toccare, anzi se tocchi il naso sei un criminale. Ma perché? Perché usavano una tecnica sbagliata. Oggi il naso della rinoplastica è messo nei nostri protocolli moderni al primo posto, addirittura prima dell'altro, nel senso perché il naso conduce, fa migliorare la crescita della faccia. E del setto, noi facciamo una settoplastica a primaria, da subito. Spostiamo il setto e lo mettiamo in una posizione, cosa che 20-30 anni fa era impensabile. E io ho impiegato molto a convincere, ma molto, molto, molto a convincere il mio professore che nel resto del mondo si faceva così, che era giusto. Ecco perché 18 mesi, capisce? Non ha significato la palato plastica di 18 mesi se ascoltiamo gli specialisti che ci raccontano com'è lo sviluppo della faccia. È corretto secondo me? Ci tengo a chiarire una cosa, quello era il protocollo presentato da Vernero e Schindler inizialmente, la chiusura a 18 mesi e la valutazione logopedica foniatrica, come ho detto poi durante la comunicazione, inizialmente era la chiusura del palato 18 mesi, ma i protocolli sono in continua evoluzione. Non abbiamo una rigidità da questo punto di vista. Io francamente devo essere sincera, in particolare negli ultimi anni, con il professor Moselli, quando parliamo di chiudere un palato, dipende dal peso del bambino, dalla salute, si va da un tot a un tot. È adattata al paziente, customized, non c'è un protocollo, si fa così. Queste sono le cose che in medicina noi cerchiamo, no? Perché ci danno sicurezza. Dire io ho del diabete, come lo curi? Beh, seguo il protocollo e ho fatto bene. Ma è sbagliato perché quel paziente è diverso dall'altro. Allora, il protocollo è un'idea, ma bisogna orientarsi sempre rispetto a quello specifico paziente di che cosa bisogna e cosa deve fare. Ecco che la variabilità, ancora una volta, che nel mondo della medicina è la regola, la rende così interessante, ma anche così difficile. Non sono le cilindrate della macchina che sono 500 cc e le possiamo misurare e lì dobbiamo fare 500 cc e abbiamo stampo che si fa sempre 500 cc. Non è questa è meccanica, non è biologia. Allora, in ogni caso ci vuole. Io non ho parlato di 6 mesi. 6 mesi è un tempo buono. Se l'anestesista vede che quello è specifico al bambino. Noi non abbiamo operato dei bambini che avevano
18 mesi perché non avevano le condizioni generali per essere operati e non si devono operare. E a 6 mesi, se il peso, la situazione del bambino è buona, si può fare una palatoplastica, perché no? Si può fare 9 mesi, si può fare 12 mesi. Ma i criteri che dobbiamo assumere sono quelli della fisiologia, del funzionamento, come funziona lo sviluppo del linguaggio, che se io faccio una chiusura del palato quando questo ne aveva bisogno 3 mesi prima, un anno prima, quello è un errore. Quello non lo dobbiamo fare, ma abbiamo ben chiaro quali sono i tempi. E i grandi errori sono quelli di esporre il periostio, perché quello crea un danno alla cresta, come quella gamba che avevo detto. C'è un dito alzato e lei che non voleva fare un commento. Non so se, forse è un argomento che è un po' interessante. Sì, non so se sono riuscito a chiarire, è il mio punto di vista ovviamente, cioè, ma lo baso non su un articolo pubblicato su un giornale, ma una serie di valutazioni biologiche e cliniche e che portano a una valutazione del costo-beneficio per il rispetto del bambino e non per l'ansia del genitore o per l'arroganza del chirurgo che vuole farlo prima di un altro. Guardi, io ho assistito negli Stati Uniti, quando mi sono sempre laureato, che per me è l'anno zero che ho presentato lì questa mattina, negli Stati Uniti c'era una cosa terribile, perché il mondo funzionava con le assicurazioni, si è trasformata qua anche, funzionava con le assicurazioni. Negli Stati Uniti se uno... Lei è americana? Ok. Negli Stati Uniti c'è un'assicurazione e allora è chi è assicurato viene ad essere coperto. Va bene? La copertura dell'assicurazione implica che quell'ospedale lì guadagna. Cioè se io mi devo fare operare e vado al New York Medical Center, quell'ospedale lì guadagna perché paga l'assicurazione. Cosa è successo? Che negli Stati Uniti hanno abbassato l'età moltissimo del trattamento delle reparatoschisi, ma è un abbassamento dell'età commerciale, non biologico. Perché? Perché se io li opero prima, nel Texas li operano, che ne so, 18 mesi, al New York Medical Center li operano 2 mesi, ma io che sono del Kentucky e che la mia assicurazione vado lì perché lo fanno prima, sono più intelligenti, sono più bravi. Non è vero. È un problema commerciale. Questa cosa si è trasformata anche in Italia. Perché il timing... Ma vi mettete nei panni di un genitore, che sembra una battuta detta qua dentro, che ha una diagnosi in gravidanza e gli dicono lo opero a 2 mesi o lo opero a 18 mesi o lo opero a 6 mesi, che differenza fa? Grande. Ha una, perdonatemi la parola, ha una forzatura psicologica. Perché, insisto, noi vorremmo operarli in trattorini. Ma non ha senso. E la mamma lo vorrebbe operare ancora prima. Ma lui non ha nessun interesse ad avere uno stress chirurgico nel pre o post operatorio di 2 mesi. Particolarmente la risposta e gradirei fosse la dottoressa Guidotti e la dottoressa Aceti, perché sono le due persone che, vabbè, l'Aceti la conosco personalmente, quindi va bene, e la Guidotti perché ha tirato in ballo l'argomento. Se poi anche il dottor Morselli volesse dire qualcosa dopo, gradiremmo, almeno io. Allora, volevo parlare della velofaringoplastica. Quando uno è palato molle, operato discretamente, viene rioperato di nuovo discretamente e viene detto che è indispensabile fare una velofaringoplastica per eliminare l'insufficienza velopalatina, se anche la velofaringoplastica non dovesse essere utile a questa insufficienza, vorrei sapere che tipo di esercizi a casa si possono fare, che tipo di esercizi la logopedista deve cambiare rispetto a quelli normali, se anche con questi esercizi la situazione può o no migliorare,
se la velofaringoplastica è l'ultima spiaggia, insomma queste cose. Entrambe, due tip. Grazie. Allora, la velofaringoplastica è un intervento che si fa quando c'è un'incompetenza velofaringea abbastanza importante. Sicuramente si ottengono dei buoni risultati con questo tipo di operazione. Certo è che magari possono esserci delle non una completa risoluzione del problema. Per non completa risoluzione del problema intendo che ci potrebbe essere ancora una lieve fuoriuscita d'aria nasale. Questo perché? Perché nonostante la plastica che si fa al palato, la velofaringoplastica, può essere che le pareti laterali non competano appieno per la chiusura dello sfintere velofaringeo. Quindi se queste pareti laterali su cui non si è andati ad agire hanno una motilità ridotta o pressoché assente, non potranno unirsi a quella che è la plastica del palato e quindi non potranno chiudere quello che è lo sfintere velofaringeo. Un minimo gap ci sarà ancora. Sicuramente molta meno fuoriuscita d'aria rispetto a quella che c'era prima, ma magari una percezione di quella che è ancora un po' di fuoriuscita ci sarà. Sicuramente bisogna aspettare qualche tempo dopo l'intervento perché l'anatomia si assesti, quindi non si possono pretendere dei risultati immediati subito dopo l'operazione, si aspetta qualche tempo e poi si valuta quelli che sono i risultati ottenuti. Per quanto riguarda la nostra esperienza, se rimane ancora un po' di fuoriuscita d'aria nasale, quello che noi consigliamo di fare è puntare molto su quella che è la terapia logopedica articolatoria. Quindi puntare molto sulla precisione articolatoria dei punti di articolazione precisi, perché questo può sicuramente aiutare quelle che sono quella che è l'intelligibilità globale del linguaggio, che sicuramente è migliorata dopo l'intervento, dato che la fuoriuscita d'aria sarà sicuramente ridotta. Se permane questa lieve fuga d'aria nasale, non sarà certo quella che ci farà non comprendere il linguaggio, ma più che altro saranno le articolazioni che ci sono. Quindi quello che noi consigliamo è proprio quello che diamo come indicazione alle logopediste che hanno in carico i bambini, con cui peraltro rimaniamo sempre in contatto per eventuali consigli e indicazioni. Facciamo il possibile, sicuro. Quello che noi consigliamo è proprio quello di andare a lavorare sull'articolazione per sistemare tutte le articolazioni, i punti di articolazioni necessari per dare una precisione appunto di quello che è poi l'eloquio. Esercizi specifici per quanto riguarda il miglioramento della fonazione? No, nel senso, per quanto riguarda la nostra esperienza, se le pareti laterali si muovono poco, il movimento che possiamo ottenere con degli esercizi è talmente ridotto che la fuoriuscita d'aria permane, ma è un permanere che non inficia poi la qualità dell'eloquio. Esercizi per quanto riguarda l'articolazione sono quelli che le logopediste sanno bene fare, logopediste e logopedisti sanno bene fare, quindi sono esercizi articolatori di precisione del punto di articolazione. Quindi questo è quello che noi di solito diciamo. Il tempo di cosa? La velofaringoplastica sempre, non c'è un tempo. Come diceva il professor Morselli, diciamo che quando si arriva alla necessità di quella che è l'intervento della velofaringoplastica si fa, è ovvio che prima si fa. Integrerei un attimo, cioè è fondamentale in effetti da questo punto di vista, quando c'è presente un'insufficienza velofaringea, sono stati già fatti diversi interventi chirurgici, la cosa importante è capire cosa non funziona, perché è vero che può essere un problema di pareti laterali, può essere un problema di velo corto comunque, può essere un problema di ipomobilità del velo legato alla cicatrizzazione, sono tante le componenti che possono inficiare una chiusura velare completa e costante. Non ultimo quello che dicevo prima, attenzione quando c'è una componente anche di tipo cognitivo che va a compromettere questo aspetto. Se parliamo di una insufficienza velofaringea, diciamo limitata a un gap molto piccolo,
Se è un problema di insufficienza del velo o comunque di lieve ipomobilità, si può intervenire anche con il trapianto autologo del tessuto adiposo, che è un altro intervento molto meno invasivo. Bisogna capire un attimo dove sta l'entità del gap, ovvio che la velofaringoplastica si fa per gap. Quando il gap è inferiore a 5 mm. Allora, se l'ha già fatto, bisogna ovviamente, come diceva la collega, lavorare sul fattore articolatore, ma non solo, sulla proiezione proprio avanzata del soffio espiratorio. Perché se sembra un dato che viene utilizzato come dato scontato, non lo è quasi mai. Io sto lavorando con una ragazza che ha una adulta, sto parlando, pensate di un adulto, che ha un problema di insufficienza velofaringea da distrofismo muscolare, quindi è una situazione molto impegnativa, con un atteggiamento cognitivo perfetto. Con lei, lavorando prima sulla puntualizzazione dei punti e luoghi modi di articolazione, ma soprattutto lavorando sulla proiezione del soffio espiratorio durante l'articolazione, ho avuto degli ottimi risultati, perché l'intelligibilità è migliorata tantissimo. Non si può eliminare completamente la fuga d'aria nasale, cioè se permanerà un po' di fuga d'aria nasale, che può essere anche una cosa quasi inutile, mi viene anche da dire, impercettibile. Poi, come può esserci un po' di percezione, quello come sempre varia. Poi che ci possono essere delle difficoltà di intensità della voce, di disfonia associata a un'insufficienza, una lieve insufficienza velare residua, quello sì, però diciamo sono le caratteristiche minori. La proiezione del suono verso l'esterno, verso fuori dal corpo, cercando di sfruttare la bocca, avere il massimo della percezione della cavità orale come zona proprio di proiezione del suono, è un lavoro che va fatto in modo sistematico, anche lavorando con la spettrografia, con la registrazione della voce, in modo che il bambino o il ragazzo possa sapere quando riesce a dare il massimo oppure no. E quindi è un trattamento, questo che è l'ultimo trattamento che si fa con i ragazzi, dopodiché a un certo punto bisogna essere in grado di dire basta, perché ricordiamoci che i ragazzi che hanno lavorato tanto ottengono il risultato massimo, mettono il loro impegno massimo, poi ci sono dei momenti in cui è bene fermarsi, e quelli che vengono definiti cicli di mantenimento si fanno, ma sapendo che sono di mantenimento in alcune persone. E ripeto, non è, ci sono dei momenti in cui veramente come famiglia tutti noi ci rendiamo conto che la labiopalatoschisi è un qualcosa che non deve diventare da trattare per tutta la vita, perché altrimenti diventa un incubo per questi ragazzi. Io secondario della labiopalatoschisi mi riferisco all'appunto dei mascellari connessi, ci sono degli studi che poi provino che hanno scontrato la creazione di un linguaggio, nel senso che magari